La Fondazione Palazzo Strozzi, in occasione della chiusura della mostra Contorno al Rosso Fiorentino, che ha registrato oltre 15.000 visitatori, risultando tra le mostre più visitate nel 2014, annuncia una fase di grossa riorganizzazione. La morte delle province riduce gli ingressi economici, incertezza anche sul fronte Camera di Commercio, mentre delle novità arrivano dalla regione. La Regione ha dato la disponibilità, noi abbiamo creato le condizioni per un'entrata della Regione che può sostituire così la provincia e svolge un ruolo importante anche nella gestione, nell'organizzazione di Palazzo Strozzi. Chiudiamo la mostra del Pontormo, che è una mostra stata meravigliosa, 150.000 visitatori, un record per Palazzo Strozzi, un anno dunque che comincia bene. Bisogna appunto discutere con i nostri sostenitori, i nostri soci, per fargli capire che l'investimento sul Palazzo Strozzi va tenuto, è importante per il futuro di questa città. Sul fronte Camera di Commercio si registra una riduzione dei finanziamenti da 600 a 400.000 euro, mentre per l'anno prossimo è stato annunciato di ridiscutere tutto. La Fondazione però conferma il successo del modello di collaborazione tra pubblico e privato, ma anche il modulo che punta al pubblico interessato, dunque alla qualità, e guarda avanti, a partire dal programma delle mostre a Palazzo Strozzi, che prevede Picasso e la modernità spagnola dal 20 settembre al 25 gennaio, con 25 opere dell'artista di Malaga e altrettante di altri artisti spagnoli del Novecento. Momento di stand-by invece per lo spazio di arte contemporanea della Strozzina, con ripresa prevista per marzo 2015, ma si cercherà di oltrepassare i confini del palazzo e non si escludono collaborazioni con il Pecci di Prato.